una cartica que yo guardo donde te escribí. Video sarà lo spacchettamento delle offerte del mese di luglio di Passione Unghie. Piccola premessa, oggi è domenica 22 se non erro, sì. Allora, il 19 luglio, cioè giovedì, è stato il mio compleanno e praticamente parte di quest'ordine mi è stato regalato da mia suocera e poi ieri effettivamente alla cena con i miei amici mi è arrivata un'altra cosa che sempre fa sempre parte di Passione Unghie, ma che non mi aspettavo, cioè che è una cosa che mi serviva e qui c'è il zampino del mio ragazzo sicuro, però non mi aspettavo assolutamente. Ho aspettato a fare questo video perché io ho fatto un altro ordine, allora mi è arrivato venerdì, l'ho fatto giovedì, sì, e, però appunto questo ordine che mi è arrivato venerdì io non l'ho aperto, mentre le altre cose le vedrete già scartate, aperte, perché comunque io le ho aperte giovedì quando era il mio compleanno. E niente, allora inizio subito partendo appunto da questo, vi dirò cosa mi è stato regalato comunque. Allora, la forbice, molto utile le forbicine. Questa che vedete qua sotto è la mia nuova postazione unghie, proprio per lavorarci con le clienti e tutto, fatta interamente da me e mio papà, e se vi può interessare vi spiego come l'abbiamo fatta, che veramente è inutile che dobbiate guardare effettivamente come si fa, perché è molto semplice da fare. Intanto io tiro fuori tutto. Ho già visto una cosa che non mi convinca molto, però fa niente. Questo è il pacchettino e poi dentro c'è un'altra cosa, esatto. Allora, questo via. Allora, sposto un attimo questo qua. Prima cosa che ho ordinato sono le cartine. Ho ordinato le Devil, io ho le Angel. Scusatemi, ma sono malata. Ossia tosse che raffreddore veramente pessima. E, volevo le Devil, le Angel mi ci trovo benissimo, hanno un odore strano, però volevo le Devil per lo stiletto, la mandorla un po' più, no, lo stiletto sì, anche la mandorla va bene, o anche la ballerina, forse la ballerina sono meglio le Angel. Comunque, oh mio Dio, questi, vedete, questo si muove, non è stretta moltissimo questa. Comunque le Devil, queste le ho pagate se non erro 7,99 euro. Ho deciso che a questo video non dirò i prezzi, perché tanto ragazzi, basta che andate sul sito e le vedete. Un'altra cosa che ho acquistato sono questi. Sono i buffer appiccicabili sulle lime, quelle di Passione Unghie. La cosa che un po' mi disturba è che li vedo un po' rovinati qua sopra, vedete? Ma vediamo, poi magari non è niente, però insomma, speriamo che no. Ho voluto provare a prendere questi perché chi ragazzi qui come me lavora... grana 180 ho preso, lavora con delle clienti, sa benissimo come sono mollicci ragazze, sa benissimo che risparmiare sulle lime è necessario, soprattutto per chi come me, ma penso altri anche, fanno l'usa e getta, nel senso che non riciclano le lime su altri clienti, ogni cliente ha la sua lima, e quando dico ogni cliente ha la sua lima non è che io vada a metterla via e gliela tengo per la prossima volta, no, io prendo la lima direttamente, o la butto o gliela regalo, nel senso che dico magari ti serve limarle perché ti allungano un po', lo vuoi tenere, la tieni, però non le utilizzo. E ho voluto prendere questo pacchetto qui, se non sbaglio 6,99 euro, ce ne sono 25, vediamo come mi ci trovo e vi farò sapere. Apriamo appunto il pacchettino, questo è l'aggeggio dei resi. Togliamolo distrutto praticamente, va bene, e andiamo ad aprire il nostro pacchettino. Non c'è molto in questo, diciamo che sono andata a comprare cose perché praticamente l'ordine che ho fatto con mia suocera, delle cose che mi ha regalato mia suocera, poi ho aggiunto delle cose che volevo io, insomma, ho dimenticato di prendere della roba e soprattutto ho sbagliato a prendere una cosa e quindi ho voluto rifare l'ordine sostanzialmente. Questo è vuoto, mettiamolo qua, mamma sto raffreddore è allucinante. Ok, oddio, non riesco a aprirlo. Ok, vabbè, non ci riesco, fa niente, mi bucherò l'anima. Allora, aspettate che tiro fuori tutto,
Vabbè, no, dai, iniziamo così. Ah, iniziamo dall'omaggio che, oh mio Dio, ho finalmente qualcosa che non ho. Ah, che bello, sono contenta. Questo è l'omaggio, finalmente, non i glitter, perché con l'altro sono arrivati i glitter rosa, che non ho preso, però sono dei semplici glitter rosa. Ho visto tantissime ragazze che sono arrivate questi quadri olografici. Sono contenta che siano arrivati anche a me, e a me non sono arrivate a forma di cuore come le altre ragazze, ma a forma di farfalline, guardate che belle, sono carinissime, secondo me sono molto utilizzabili, sono olografiche. Niente, vediamo come mi ci trovo, guardate che belle che sono, molto carine, sono contenta. Poi ho ordinato il gel colla per i foil, perché mi manca la colla per i foil, ho i foil e ne ho ordinati altri che mi devono arrivare, ma non ho il gel colla. Ho voluto puntare su uno buono perché non mi va di far prendere schifezzo. Ho preso il gel colla, questo qua di Passione Unghie. Che schifo. Secondo me non è altro che colla vinilica questa roba. Ma insomma, vediamo. Questo. Poi tiro fuori tutto così, ragazze, taglio la testa al toro, perché qua comunque scatoline tutte scasciate. Ok, sacchettino. Allora, la prima cosa che mi viene in mano è queste scatoline qua, che è quella tutta distrutta. Ho preso la HD Base Pink per il semipermanente. Allora, praticamente io avevo sbagliato a prendere una di queste cose, che adesso vi dico quale volevo prendere, e in realtà ho preso un'altra cosa e dopo vi dirò qual è nella parte dopo. Praticamente l'HD Base è per il semipermanente ed è quella pink, che ho voluto prendere in previsione di possibili French, appunto, con il semipermanente. La trovo ottima. Poi ne parlano tutti molto bene di queste HD Base, quindi l'ho voluta prendere. Poi, perché per il semipermanente ho tanti colori, ma con le basi ho qualcosa di Amy, ho qualcosa di, ecco qua, l'HD Base. Sì, insomma, io volevo prendere l'HD Base e poi invece ho preso l'Extreme Base, che è per il gel. Non so cosa mi passava per la testa quando feci l'ordine allora, ma vabbè. Mi sono ridotta a doverla prendere qui e fare un altro ordine, appunto, per prenderla. Appunto, ho preso l'HD Base, che non è altro che come questa qua, però è quella trasparente semplice. Perché l'ho voluta prendere? Perché ha una consistenza molto densa e rispetto a una normale base per il semipermanente ha una consistenza molto densa e va a creare uno strato protettivo sull'unghia che, nonostante tu magari vai a rimuovere, se lo rimuovi con fai fatica l'HD Base a rimuoverlo con il solvente, con l'impacco. Ma se vai a rimuoverlo con la lima, ti fa uno strato protettivo che comunque rimane sull'unghia e non va a rovinarsi. Poi ho preso la base top, che va bene sia come base appunto che come top, e questa si scioglie molto bene io con il solvente, insomma con l'impacco, ed è nettamente più liquida rispetto all'HD Base. E niente, ho voluto ricrearmi tutta la linea base per quanto riguarda. Sì, lascia aperto, mamma. Per quanto riguarda il semipermanente, queste cose così. Poi ci sono dei colori, siccome nell'altro ordine avevo preso dei colori in offerta, ho voluto prendere anche questi qua che erano sempre in offerta perché mi ci sono trovata veramente bene. Allora, ho voluto prendere il Green Party. Tutti questi, se non sbaglio, i semipermanenti erano a 4,99. Green Party, che è l'SP 30. Aspettate che zoom un pochino. Ok. Ed è questo verde fluo favoloso. Allora, io ho tantissimi gel color, però i semipermanenti ne ho un po', ma non tantissimi. E capita spesso che mi venga richiesto magari lo stesso colore. Lo stesso colore sia su mani che piedi, e lì in quel caso devo per forza, se faccio il semipermanente sul piede, per forza utilizzare un colore semipermanente anche per le mani, e di conseguenza
volevo averne un po' di più. Poi questi qua di passioni unghie io non ne avevo, ne ho presi un po' nell'altro ordine anche, però altri non ne avevo, ne ho sentito parlare bene e senti, ne approfitto quando sono in sconto. Ho preso l'FSP 75 che è Milkshake Banana Milkshake, che è questo giallo pastello molto molto carino. Ok. Poi ho preso Superba, che è l'SP47. Aia, madonna, a svitarli. Che è questo rosso con una punta di magenta all'interno, fucsia più che rosso, sì. Ha una punta di rosso, ma un non so che di fucsia magenta all'interno, molto bello. Poi ho preso Paparazzi, che è un colore un po' più particolare, secondo me anche un po' più autunnale. Però era scontato, SP07. Guardate che bello. Allora, per quanto riguarda i semi permanenti di passioni unghie, se non sbaglio fino al numero 15 o 16 sono dei fast, come i fast dei gel, ossia catalizzano, si autosigillano. Poi abbiamo SP10 che è Rosy. Ed è questo bellissimo rosa pastello, no, rosa pastello un corno, è un rosa nude molto carino. Ad esempio con i nude sono proprio quasi sprovvista per quanto riguarda i semi permanenti, ne ho veramente pochi di nude, di questo me ne rendo assolutamente conto ed è una cosa a cui dovevo assolutamente rimediare perché altrimenti poteva creare un non so che di problema. Allora, scusatemi, questi li rimetto dentro, li sposto di qua perché sennò io mischio tutto. Ok, poi nell'altro ordine cosa ho ordinato? Avevo ordinato 5 lime buffer di quelle solite di passione unghie, poi sono andata a ordinare quelle lì componibili, ma io mi ci trovo veramente bene con queste, le voglio sempre avere qualcuna di scorta perché sono necessarie. Poi avevo ordinato un cleaner perché va via come l'acqua il pane, nonostante ultimamente mi sono presa la briga di sgrassare con l'olio per cuticole perché è molto meglio, non opacizza, anzi rende ancora più lucido il finish, quindi top. A proposito di olio di cuticole, ho voluto provare a prendere questo qua di Passione Unghie che ha la pompetta ed è quello al cocco e l'ho già utilizzato. Mi ci sono trovata molto bene, l'odore di cocco si sente ed è buonissimo. Una volta svuotata la boccetta, penso che ci travaserò quello che, quegli altri che ho perché la boccetta, oltre ad essere comoda, è molto più igienica. Poi, passando sempre semi permanenti, basi, appunto quello che vi dicevo, sbagliai e presi l'Extreme Base, convinta che fosse per il semi permanente, in realtà no, è per il gel. Fa niente. È una base ancora più resistente, dove aggrappa ancora di più il gel rispetto tecnicamente alla base alfa. Vedete che è un po' lattiginosa, è abbastanza densa. L'ho utilizzata e per il momento mi ci sono trovata bene. Vediamo più avanti come andrà. Poi ho provato a prendere il lucido Rock Gloss, che non ho ancora testato. Che testerò al più presto. Era l'unico lucido che mi mancava di passione. È un lucido abbastanza denso, va steso un pochino abbondante, non troppo, ma un po' più abbondante degli altri lucidi. Beh, io ho sentito pareri un po' contrastanti, però dicono che sia molto lucido e che rimanga lucido più a lungo, e quindi ho voluto provare. Poi ho preso 4 semi permanenti, appunto. Allora ho provato Rainbow Star, ho preso Rainbow Star che è il SP79. Che è praticamente un glitter multicolor. Vedete? Ok. Poi ho preso Pura Diva che è fantastico, che penso che sarà il colore che mi farò io poi, perché questo e l'altro mi spaccano, praticamente un rosa con dentro delle perlescenze viola, lilla, fantastiche. Infatti adesso vedrete che ho preso l'acrigel e penso che in questi giorni mi devo fare voglio provare a fare la ricostruzione con l'acrigel. Poi ho preso Déjà Vu, no? Déjà Vu quello che mi piace un botto.
Guardate che bello. Sono tutti bellissimi, sono molto estivi. Questo è un fucsia un po' più scuro, sempre con glitter all'interno lilla, fucsia, viola, bellissimo. E poi abbiamo l'ultimo che è Jade, che è l'SP16. Ed è questo qua, bellissimo, color giada appunto. Già dal nome era comprensibile, Jessica. Poi, appunto, ho preso quello che riguarda l'acrigel. Allora, prima vi faccio vedere queste due cose. Ho preso il gel colla per gli strass e quant'altro, che non è altro che un gel trasparente, colla però. Non sto neanche a farvelo vedere. Poi ho preso il soft touch, perché mi mancava comunque gel che mi rendesse opaco, dal finish opaco sostanzialmente. In più questo qua ne sento parlare molto bene, perché ha questo effetto un po' morbidoso, strano, non so spiegarvi, e l'ho voluto prendere. È inutile che ve lo faccio vedere, è sì trasparente però leggermente opaco, non so se si vede. Lo devo ancora testare, ha un odore molto particolare, strano devo dire, però appena lo testerò vi farò sapere. Acrigel. Ho preso ovviamente il bicchierino, che secondo me è un po' futile, però vabbè, l'ho preso, chi se ne frega, penso se andare a cercare un altro bicchiere, ho preso questo. Poi ho preso ovviamente le dual form, ovviamente mica tanto, perché le ho prese sostanzialmente per me, per andare un po' a facilitare l'applicazione su di me, non sulle clienti, perché ancora trovo un po' di difficoltà soprattutto ad applicare il gel e quant'altro su una mano destra utilizzando la sinistra. Allora ho optato per prendere queste dual form, così da semplificarmi un po' più la vita all'inizio. Poi ho preso il pennello, che è l'acrigel numero 1, proprio il primo che fu fatto, quello che è all'interno una spatolina, nonostante comunque io ho una spatolina, però lo trovo molto più comodo. Questo è il pennello. Appena riuscirò ad utilizzarlo, contate che comunque a me le cose sono arrivate giusto giovedì, non ho provato niente. L'acrigel che ho deciso di prendere è il latte e fragola, e ho preso nella scatoletta perché mi ispirava di più. Questo è il nostro gel, andiamo un po' a vedere che consistenza è il nostro acrigel. Mamma mia com'è duro, oh mio Dio, è durissimo. Però un po' scende, non sembra male, il colore mi piace, mi ispirava appunto sto latte fragola. Credo che più avanti ovviamente dovrò prendere un colore trasparente anche, però per adesso non mi dispiace, magari se lo chiudo anche bene. E poi arriviamo alla sfilza di colore infinita che ho preso, perché questa volta c'erano tantissimi colori in offerta rispetto al mese di giugno, un po' come maggio che c'erano tanti. Giugno io non ho fatto l'ordine, chi mi segue lo sa, però va bene, sono già scritti perché l'avevo già scritti. Abbiamo il Classic C97 Malizia, che ha questo viola. Vado abbastanza veloce ragazze, perché ho paura che questo video potrebbe durare un'eternità. Poi che sposto F85 Scandal, che è un altro tipo di viola, sembra uguale a quell'altro, in realtà questo è un pochino più caldo rispetto all'altro. Mi sto già insivando tutta, aspettate che bagno un pad con il cleaner. Ok, lo tengo qua a portata di mano. Poi C105, esatto, che è Atlantico, che è un blu scurissimo. Guardate che bello, blu profondo, molto bello. In questo ordine ho preso tantissime tonalità sul blu, sull'azzurro e così via, erano in offerta. Poi ho preso Silk, che è un Fast F84. E questo ha sbordato un tantino, così dal nulla, il nude sborda. Senza motivo, perché non l'ho utilizzato ovviamente, l'ho solo swatchato, che è questo qui, nude, fantastico. Ditemi se vi può interessare un video su tutti i miei colori di passione unghie, ovviamente swatchati su tip, stesi su tip. Scusate, che lo farei molto volentieri.
Poi abbiamo il G100, no, il G16, scusatemi, che è acqua marina. E questo, oh mio Dio, cos'è successo qui? Ha sbordato tantissimo il trasparente, però non ho il colore. Allora, è questo qua. È un glitter. Non è male. Ovviamente questi qua glitter così non sono come i chrome. Questi diciamo che non sono coprentissimi, bisogna stare attenti nello stenderlo, ma secondo me danno il loro top del top stesi su, già su un altro colore di base. Poi abbiamo F39, scusate, caccio questo che è brutto da vedere, che è Blueberry. Appunto è sulle tonalità di blu, come dice già il nome, che è questo bellissimo colore azzur lilla perlato. Ci piace, molto bello, molto molto bello. G55, che è un classic, è lilla flash. Ecco, allora qui ho da dire qualcosa. Non è propriamente, secondo me, da mettere nella categoria flash, perché non ha gli stessi riflessi del flash, non è pieno come il flash, diciamo che è un colore pieno glitterato, ma non è un flash, secondo me non è da catalogare flash, purtroppo. Poi ho preso l'F82 Lost, che è un fast, sempre sulle tonalità dell'azzurro, ed è questo bellissimo azzurrino, vedete delle striature bianche, ma vanno miscelati ovviamente. Scusate. Poi abbiamo il C80 Corfu, che è questo sempre sulle tonalità del blu, che è secondo me una sottospecie di carta da zucchero, direi. Oh, che disastro! Mannaggia, sti colori. Che barba, era ribaltato, era. Che disastro. Non è un problema. Quello che è recuperabile lo recuperiamo con la spatolina. E comunque questo color carta da zucchero che vedete qua, adesso cercherò di pulirlo un po' perché altrimenti perdo un botto di colore. È un colore molto particolare che francamente non avevo, ovviamente, perché se l'avevo non me l'andavo a prendere. Certo, Jessica, ottimo, come sei perspicace. Lo so. Allora, è un colore molto particolare, come dicevo, e secondo me è un colore molto ricercato perché non è né azzurro né blu, è unico. Poi abbiamo il C59, che è della linea Classic e si chiama Fiesta. Sto prendendo un altro pad, scusatemi, ma se no sono tutta inzaccherata. Fiesta C59 è appunto questo colore favoloso, che secondo me è un color rosso magenta molto bello, e non ha pearlescenze o glitter interno. Dovete scusarmi, ma certe volte mi si blocca la voce, tipo che ho qualcosa in gola. Pardon. Poi c'è il G34, che è Bon Bon Puffetta. Io adoro i Bon Bon, peccato che mi sono persa Bon Bon Fragola, era già finito. È il Classic G34. Sono carinissimi. Ed è questo qua glitterato. Non è niente di che, però secondo me sono molto carini. Già io ho il lime e un altro, non mi ricordo. Poi c'è Beautiful, che è l'F83 dei Fast, che è un giallo pastello molto molto bello, fantastico. Poi abbiamo l'F31, che è Royal Blue. Ah, ecco qua. Praticamente vi sto facendo vedere quello vecchio che avevo perché l'ho comprato doppio. Sono molto rincoglionita e l'ho comprato doppio. Comunque questo blu bellissimo. E niente, ho comprato doppio. F81 Baywatch, è bellissimo questo colore, ragazzi, è fantastico. Anche questo avrei voluto fare, voglio farmi forse questo qua. Adesso recito. Scusate, mi ho messo una caramella per la gola, se no non riesco a parlare. Questo
Poi abbiamo il C118, scusate il citofono, il pulsino. Stavo dicendo, i miei cani, Spillo, ehi mucchino, basta, ok. C118 Pamplona, che è questo color malva scuro, bellissimo. Mannaggia sti colori, ma perché fanno così? Io li odio. Non hanno motivo di appiccicarsi al tappo, eppure si appiccicano loro. Cioè, io non lo so, veramente, perché era dritto questo. Che motivo c'hai di appiccicarti in quella maniera? Mi dai sui nervi. Ok, comunque questo malva scuro molto bello, che vira un po' al borgogna. A parte i miei scleri, voi non ci fate caso. Ok. GC17 bianco glitter. È un colore un po' così. Alcuni penserebbero che è un po' insulso, però mi è stato spesso chiesto questo colore bianco un po' glitterato. Non si vede neanche. Vabbè, comunque è bianco in trasparenza questi glitter bianchi. Poi P15 era in una collezione limitata Pantone ed è Flame. Ed è questo arancio molto bello, molto particolare. È un po' più denso degli altri, ma semplicemente perché forse era un po' più vecchiotto, però va bene. Poi C79 Rodi, è sempre un classic ed è sempre sulle tonalità del blu. Ok. Blu classico questo. Poi abbiamo il C69 che è Malaga. Ok. Che ha questo colore, non lo so, terra bruciata con un po' di arancione molto spiccato all'interno, ma è molto particolare e molto molto bello. Poi abbiamo il P07, sempre della collezione, una collezione limitata che è la Caribe, ed è Martinica. E questo è un colore spettacolare. E un rosa porcellino, un po' pastelloso, mi piace parecchio. Poi, mancano pochi ragazzi, abbiamo finito, ce l'abbiamo fatta. F54 che è un fast ed è Surf. Surf, un colore bellissimo, fantastico, veramente veramente bello. Poi abbiamo il C61 che è Snorkel Blu, un altro colore che io sono andata a prendere doppio, ma ci vogliono, li tengo come scorta, fa niente, però ci vuole che non vada ad ordinare dei doppi, sei proprio stupida se non lo fai. Quindi questo sembra giusto mettervi lo stesso perché comunque li ho ordinati. Poi abbiamo Primizia che è un classic C88, che è questo, no questo è il rosa pastello, scusatemi, un rosa pastello, così adesso ho l'azzurrino, il rosa e il giallo del pastello. Mi mancherebbe un verdino, poi un altro colore, un lilla pastello mi mancherebbe, poi sono a posto per fare tutta la mano pastellosa. Poi abbiamo Ultraviolet Flash, Violet Flash, GC71, che è questo. Questo è già un po' più flash rispetto all'altro. Poi abbiamo il C85 che è Incanto. Eccolo qua, no, ce l'ho anche il verde, fantastico. Mi manca solo praticamente un lilla, secondo me, pastello. E poi l'ultimo è Blu di Persia, che è il C34, scusatemi, questo è un po' sbiscicato ovunque perché l'ho anche già usato per un lavoro venerdì, sì, pomeriggio, questo. E niente ragazze, questo era tutto il mio ordine da Passione Unghie. Come vedete è stato un ordine gigante perché è stato un insieme di regali. Ah no, ho sbagliato, manca l'ultima cosa, che mi hanno regalato i miei amici e me l'hanno portata sabato alla cena.
estate. Pulisco questa ed è praticamente la seconda lampada futura. E basta, Mochino, Spillo stanno giocando. Praticamente la seconda lampada futura, io ne ho già una, mi sarebbe servita la seconda per essere un po' più comoda quando lavoro, però è una cosa che preventivavo di comprare più avanti, ovviamente, perché comunque è una spesa, sì che scontata, però è una spesa. E loro me l'hanno regalata per il mio compleanno, sono ovviamente stracontenta e niente.